solito, dopo un casino fatto con la fondazione, in merito a questo appalto delle pulizie, ci ritroviamo con questo ribasso del 41%. Quindi alla fine siamo a ripetere le stesse problematiche e non miglioriamo i servizi, ma bensì li peggioriamo. Il passaggio che abbiamo fatto l'altro ieri era con quanto riguardava il dottor Bianchi, che si era preso l'impegno di farci sapere su questo appalto negativo da parte nostra, perché la società che dovrebbe subentrare ha fatto capire che giustamente non riesce a mantenere le caratteristiche orarie, quindi automaticamente dovrebbe abbassare il monte ore. Quindi già persone che fanno 3 ore si troveranno con un monte ore di 1 ora e mezza, cioè letteralmente siamo alla fame. Questo è quello che è l'incontro stamattina che ripetiamo di nuovo al magnifico rettore e al signor dottor Attilio Bianchi, perché sappiamo che la fondazione che ci gestisce, il nostro partner, dice che ha lavorato su questo progetto, però in linea di massima secondo me non ha lavorato niente, e ci ritroviamo con un ribasso così notevole. Quindi automaticamente noi non riusciamo a gestire più né i servizi né il monte ore. Questo è il problema di stamattina. Speriamo che ci diano qualche momento di solidarietà da altre organizzazioni, però qua stamattina ci troviamo solo noi come dipendenti della Fisciano Sviluppo. La Confesal di Salerno, il sindacato che segue i lavoratori delle pulizie. Perché praticamente che cosa è successo? Che è stata fatta una gara d'appalto dove hanno partecipato 37 ditte ed è stata, nonostante fosse stata una gara a progetto e con l'offerta economica più vantaggiosa, invece di privilegiare il progetto tecnico è stato privilegiato il ribasso economico. Su una base d'asti di 3.200.000 euro ha vinto la gara una ditta che ha fatto un'offerta con un ribasso del 40,62%, il che significa che mancano all'appello 1.350.000 euro. Cioè questi hanno vinto la gara dicendo che possono sostenere questo servizio con 1.800.000 euro, che diviso per 14 mensilità fa 132.000 euro al mese, che riesce a coprire questa cifra soltanto la metà delle ore che i lavoratori stanno facendo attualmente. E le ore che i lavoratori e le donne stanno facendo attualmente erano già sottodimensionate rispetto al fabbisogno che ha l'università, perché sono 187.000 metri quadri da pulire. C'è stato un aumento di oltre 45.000 metri quadri rispetto al vecchio appalto, e noi non capiamo come è possibile che in un'università possano succedere cose del genere, cioè nel senso che questa cosa porterà a conseguenze catastrofiche sulla qualità del servizio e conseguenze catastrofiche sui livelli occupazionali, perché le ore di lavoro dovranno per forza di cose essere dimezzate da 15.200 a 8.000 ore. Questa cosa non è sostenibile, perché tra l'altro parliamo di lavoratrici che hanno già contratti a parziali, cioè praticamente a part time, di 15 ore e di 22 ore settimanali. Cioè queste pigliano 600 euro al mese di media, piglieranno intorno ai 300 euro, dovendo fare poi lo stesso lavoro. Questa è la cosa gravissima, perciò c'è questa agitazione. Noi abbiamo chiesto l'intervento della politica, abbiamo chiesto l'intervento del rettore, però fino adesso non abbiamo avuto alcuna risposta. Stiamo andando sopra perché vogliamo capire che tipo di risposta ci vogliono dare rispetto a questa cosa, perché noi riteniamo che questa gara debba essere assolutamente annullata, perché noi abbiamo fatto le proposte molto tempo fa, prima che facessero la gara, alla fondazione innanzitutto, dove gli abbiamo detto, prima di indire la gara, vedi innanzitutto, fai una perizia tecnica e fai la verifica di quante ore effettive ci vogliono per fare la pulizia di questi 18 km quadrati, insomma, dell'università. Non hanno fatto niente, cioè non è stata fatta nessuna perizia, l'appalto è stato fatto con lo stesso sistema che è stato fatto 10 anni fa, la cifra messa a disposizione è quella di 10 anni fa, insomma. E quindi questa cosa ha comportato le conseguenze che vediamo oggi, che c'è una tensione sociale dei lavoratori che è senza precedenti, perché ci troviamo dopo 10 anni a tornare indietro rispetto a un risultato, diciamo, di tranquillità che sarà raggiunto, perché da quando stava la Fisciano Sviluppo qua dentro, insomma, ha sempre garantito gli stipendi, le retribuzioni, non ha mai creato problemi, ha sempre garantito il servizio. Quindi non capiamo, è indispensabile, perché dobbiamo far capire a questi qua che cosa significa quando si fa la pulizia coppa coppa, insomma, così. Perché poi faremo, oggi pomeriggio faremo partire la richiesta di incontro al prefetto, perché oggi pomeriggio faremo partire la richiesta di incontro al prefetto, attiveremo la procedura prevista dalla legge, perché la legge prevede che per fare lo sciopero in questo settore, essendo un servizio essenziale, bisogna dare un preavviso di 10 giorni. Allora noi in questi 10 giorni faremo i servizi minimi, no?
poi faremo lo sciopero. Entro 5 giorni la prefettura ci deve convocare, perché faremo convocare il rettore, la fondazione e tutti i soggetti, insomma, che sono in questa situazione, perché devono dirci come, che cosa vogliono fare, perché non è possibile. Tra l'altro, questa, da quando ci diceva pure l'ufficio legale nostro, a cui abbiamo dato gli incarichi, ci diceva che è un'offerta anomala, cioè che la fondazione dovrebbe fare, prima di aggiudicare questo appalto, la verifica sull'anomalia dell'offerta. Cosa che non è stata fatta. Scusa, entro 10 c'è un'aggiudicazione. Il primo luglio loro entrano. No, non entrano. Voglio qua. Se ci dice qua per entrare. Ho capito, ma che loro sciopero diciamo che è per fra 10 giorni. Noi il primo luglio che facciamo? Il primo luglio, allora voi innanzitutto. A noi martedì che dobbiamo fare quando firmare i contratti? Non dovete firmare niente, assolutamente. Allora, guardate, questa è una cosa. Fatemi finire un momento. Allora, innanzitutto l'impresa, se non ha il passaggio di cantiere, che dobbiamo firmare anche noi, qua dentro non ci può entrare. Se voi non firmate i contratti, loro qui non ci possono entrare. Perché voi rimanete dipendenti. E fammi finire di parlare un momento. Voi praticamente rimanete, siete ancora dipendenti dell'Officina Sviluppo, dell'azienda uscente. Fin quando non viene fatto il passaggio di cantiere, la nuova impresa, qua dentro i piedi non ci può mettere proprio. Perché deve fare, ma non lo può fare, perché dovete, no, ma noi dobbiamo farle entrare, è molto semplice, noi dobbiamo entrare, ma gente, però, perché sai come vanno dicendo, volendo che meno adesso rimano la carrata da oggi in poi, perché ho voi, non passi più per voi, non andate nulla, ti capite, andate pure. Ma non si può fare!